Ma perché nessuno si accorge di me? Oddio, ma allora sono invisibile. Come se non esistessi nella loro guerra in cui devo sopravvivere. Caro genitore, questo è uno dei tanti pensieri che potrebbe prendere vita in tuo figlio durante una fase di divorzio e separazione dolorosa. Perché ricordati che per un ragazzo, per un bambino, una separazione, un divorzio è un lutto. Non lo sappiamo superare noi adulti un lutto, ma la domanda che mi pongo è: conosci le conseguenze? In un contesto di continui litigi familiari, un figlio può arrivare a sentirsi completamente invisibile, come se i suoi bisogni e i sentimenti non contassero nulla. E questo naturalmente influisce sulla sua autostima, perché sentirsi trascurati fa sì che lui creda di non essere importante o degno della vostra attenzione. Poi potrebbe anche attaccare la sua mancanza di fiducia, perché questa invisibilità percepita porterà tuo figlio a perdere fiducia in se stesso e poi anche negli altri. E poi la difficoltà a comunicare, perché quando nessuno sembra ascoltarlo, tuo figlio smetterà di cercare di comunicare, si isolerà. Naturalmente a tutto questo ci stanno delle soluzioni, ci stanno dei consigli. Tanti consigli che si possono dare. Innanzitutto è quello di non scaricare il tuo dolore, perché è cruciale non riversare il dolore di un matrimonio finito male su tuo figlio. Lui non deve essere coinvolto nelle vostre dispute. Le vostre dispute legali, i soldi, il tribunale, le carte, i ricatti morali, basta, cioè, comportatevi da adulti. Poi basta farli sentire colpevoli, perché evitate di far pesare sul vostro figlio la separazione come se fosse una sua responsabilità, perché è questo quello che lui penserà. Questo accrescerebbe un inutile senso di colpa che potrebbe poi gravemente danneggiarlo. Le soluzioni sono che dovete dare priorità ai suoi sentimenti, dovete dedicare a vostro figlio maggiore interesse, mostrate interesse genuino per i suoi sentimenti, per la sua attività, per i suoi interessi. Create momenti speciali, ritagliatevi del tempo per attività esclusive con vostro figlio, dimostrando che il suo benessere e la sua felicità sono prioritarie. Per ultimo, la collaborazione genitoriale. Lo so che è difficile, ragazzi, lo so, ragazzi, è difficile, ma anche se siete separati, cercate di collaborare per mantenere una presenza positiva e un supporto unito. Perché anche se siete separati, rimanete genitori dei vostri figli. Io mi chiamo Gianvito, sono l'artigiano di emozioni, sono consulente in evoluzione personale ed emotiva. Nei miei percorsi di life coaching lavoro spesso con gli adolescenti, genitori che affrontano questo momento delicato senza però avere gli strumenti adeguati in mano. Se hai trovato utile questo video, iscriviti al canale per seguire gli altri contenuti che pubblico quotidianamente su questo e tanti altri temi. Lascia un commento, contattatemi tramite la link bio, ma soprattutto questo, il libro, è uscito il libro, La rinascita ribelle. Potete cliccare dalla pagina direttamente l'acquisto su Amazon oppure cercate proprio La rinascita ribelle sui canali social, su Google. Un saluto.